Salve a tutti signori, è veramente strano parlare da un angolo così della telecamera, però dovete sapere che mi sto impegnando in merito a migliorare la qualità video, anche perché quelli che faccio oramai possono essere considerati praticamente vlog, vlog, sì, fatti così perché mi va di farli, premo il bottonazzo. La verità è che la maggior parte delle storie che stanno su Instagram, che per inciso io non utilizzerò mai perché non ne capisco il senso, sono di qualità pessima, eppure attirano milioni di persone. Quindi tu, che lagni della qualità video di Alex Giaroli, sei un poco offeso. Bene, eccoci all'argomento principale del video. Quest'oggi parliamo di droni de merda. Forse ce l'ho ancora in cestino, aspettate. Originariamente era una roba del genere, no? Dove... E c'era sta roba qua. Ovviamente io ho estratto il meccanismo che c'era dentro e proveremo a far volare un mucchio di cose con questa scarsissima potenza. Però prima vi voglio far vedere come vola, diciamo, stand alone. Tanto per cominciare, qui sotto ci sono i sensori, quindi non ha un radiocomando, dovete fare così e lui vola in aria. Però vi farò vedere quanto è effettivamente impreciso. E... come vedete c'è il motorino che gira completamente a vuoto perché si è, diciamo, disassato rispetto a rispetto agli ingranaggi. Dunque è veramente difficile farlo volare senza nulla, però noi possiamo, per esempio, e qui avevo già preparato una base, attaccarci un hard disk, scusate, un SSD Samsung, che per leggerezza è il meglio. In realtà l'SSD non fa più parte del suo involucro perché in realtà aggiunge peso e non si vede, quindi lo poniamo da parte e con il velcro, come ogni esperto dronista FPV sa, possiamo attaccare due cose assieme in maniera praticamente... Io mollo, occhio. Purtroppo c'è un tastino molto scomodo per spegnere, molto difficile senza farsi male. E soprattutto quando vi avvicinate al sensore, lui accelera. E chiaramente non vola, con... nonostante questa cosa pesi... Cazzo, ma scaldicchia questo brush. Sentite qua. Bene, vedete questa batteria di merda qua? Ecco, questa qui non regge più di 2 minuti a full power, quindi dobbiamo veramente dosare bene. Allora, cosa ho qua in giro di squallido da mettere? Sfortunatamente questa parte del video non ha l'audio, il che è molto molto strano perché io in realtà stavo registrando, però come vedete adesso io sto attaccando le elichette sopra al Meitu Alpaca e mo in teoria accendo e niente, vi farò anche i suoni. Eppure era aerodinamico. Sono indeciso tra quali di questi due effettivamente riuscirà a sollevare. Vabbè, anche i migliori sbagliano, era la palletta. Occhio, occhio, occhio. Questo va. E va e sbatte sul soffitto e casca giù. Che poi è anche il motivo per cui non lo sto facendo fuori. Uno, perché c'è uno squalo da guardia qua. E il secondo è perché se lo faccio partire fuori, questo non casca giù finché non finisce la batteria. Dai. Potrebbe essere una questione di bilanciamento, perché effettivamente il peso è tutto di qua. Quindi sapete cosa vi dico? Lo metto diametralmente opposto e riproviamo. E questa volta scappo via. E se pareva. Tanto per darvi un'idea di come funziona, ecco qui. Qui è dove l'ho attaccato, stavolta dove c'è il peso, ma non ne so nulla di bilanciamenti e vari. E qui c'è il pulsantino. Quando voi lo premete succede questo. Dio, non lo compro! Classico. Qui per piacere non chiedetemi neanche cosa stavo cercando di fare, perché non ho capito neanche io. Attenzione qui all'inversione delle polarità. Attenti, adesso perché... cioè, no, non lo so, guardate. Allora, permettetemi un ultimo esperimento. Cercherò di sollevare un adesivo di scuola di botte. Io mi allontano. Pronto a premere. Oh, cazzo.
Provo a zoomare. Vai SGK, vai SGK. Oddio. Oddio santo. Oh, oh, ehi, 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 no, non andare là, Non andare là. Non l'ho fermato. È peggio di un boscone, è lassù. Uso la morte nera. Non lo vedo più, però. Fermi. L'ho preso, l'ho preso. Si è sentito, l'ho preso. Ciao. Io. Che aspettiamo che si scarichino le batterie. Allora, la mia teoria sui 2 minuti di full batteria è completamente decaduta, siccome è ancora lassù. Quindi, signori, la configurazione con tutto scoperto e adesivo di scuola di botte sembrerebbe quella giusta per volare per tempo illimitato o, diciamo, fino all'esaurimento della batteria. Quindi... penso di aver dimostrato che questo è il modello perfetto per guidare. Adesso gli metto il case e vi faccio vedere come viene finito. Ah, eccolo qua.